Oggi ti mostro come ho trasformato la camera ospiti studio nella cameretta per un bimbo in arrivo. Ciao, sono Dedè e ti do il benvenuto sul mio canale. Ti parlo di ordine e pulizia, fai da te e di come impegno il mio tempo libero. Queste erano le idee che avevo preso da Pinterest sullo stile che avrei voluto dare alla cameretta del neonato, un po' boho style. Per realizzarla mi sono procurata una culla vintage che ho trovato in un negozio dell'usato. Rispetto alla culla stock, che è pure molto bella, mi ha consentito di risparmiare molto perché l'ho acquistata per soli 35 euro. Delle mensole nel reparto cucina IKEA pagate 4,50 euro l'una, ne ho prese due. Una mensola Maison du Monde pagata 13 euro. Dei pomelli in legno che ho acquistato su Amazon. Vi lascio tutti i link in descrizione. Come primo passo ho provveduto alla sostituzione dei pomelli. Quelli che c'erano erano semplici e neri. I pomelli in legno si intonavano molto di più con lo stile che volevo dare alla stanza. Di fronte al comò è presente un divano letto IKEA per gli ospiti, che vi ho già mostrato in un video su come realizzare la cuscineria. Vi lascio la scheda di rimando al video in alto a destra. Ho sostituito anche questi pomelli per dare un'omogeneità allo stile dei vari mobili della stanza. Il tappeto che vedete invece è sempre stato acquistato su Amazon, è in juta e trovo che ci stia benissimo. Successivo è stato rimuovere la TV, che sarà sostituita dal materassino fasciatoio o bianco o a cesta. Vi lascio il link Amazon anche di questi in descrizione. Ho quindi installato le mensole. Essendo IKEA vanno prima montate, ma la procedura è semplicissima e veloce. Per rimuovere l'etichetta adesiva sulla mensola ho usato il metodo di cui vi ho parlato in un precedente video. Anche di questo trovate la scheda in alto a destra. Questo è l'effetto una volta installate le mensole. Ci ripongo dei giochi Lego che serviranno come decorazione per dare un tocco di colore alla stanza. Ho appeso anche queste decorazioni in rattanda parete, acquistate sempre da IKEA a 17 euro. Ho installato le due mensole IKEA in modi opposti, in modo che ad una si potessero attaccare altre decorazioni. A questo punto ho aggiunto la cosa più importante, la culla.
Questo era il mio progetto iniziale e questo il risultato finale. Spero che questo video ti sia piaciuto. In questo caso lascia un like, è davvero importante per dimostrare l'apprezzamento del video e del mio canale a YouTube. Iscriviti inoltre al canale se questo genere di contenuti rientra nel tuo interesse. Ti auguro buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!